Adesso è un momento molto intenso, particolare, perché io sono proprio felice ed onorata di incontrare un grande personaggio, uno dei più grandi ballerini, coreografi e registi della televisione italiana, apprezzato davvero non solo in Italia ma anche all'estero. Un personaggio che ha cambiato un po' grazie alla sua creatività, al suo estro, la sua genialità, il suo modo di fare proprio lo spettacolo, il varietà, la televisione italiana. Questo è il suo libro, Dance. Benvenuto al maestro Franco Miseria. Maestro Franco Miseria parte dalla batteria perché c'è un motivo preciso, Franco. Buonasera, ciao Paola. Buonasera, buonasera, ciao Paola. Buonasera. Buonasera, grande maestro, perché dalla batteria? Perché come il sottotitolo del libro è volevo essere Ringo Starr. Ringo Starr. Perché quando ho visto i Beatles all'Adriano sono rimasto folgorato da Ringo Starr e poi sono andato subito a studiare batteria. Perché da lì è partita proprio la passione per la musica, per la danza, per lo spettacolo? Sì. E questo, in questo libro praticamente racconti la tua vita, amori, successi, professione e carriera, perché Franco ha lavorato con le più grandi produzioni, i più grandi spettacoli, i più grandi nomi, ne facciamo alcuno, da Pippo Baudo a Lorella Cuccarini, Hai scoperto, portato in Italia, Eder Parisi, e poi Carla Fracci, Massimo Ranieri, Adriano Celentano, De Sica, Monica Vitti, davvero il mondo intero. Programmi televisivi, Luna Park, Piccolo Slam con Stefania Rotolo, no, poi Fantastico, e, Francamente me ne infischio, Serata d'onore, Buona domenica. Cioè, facciamo prima a dire che cosa non hai fatto, il contrario, che cosa manca, perché hai fatto tutto, hai incontrato tutti. Complimenti per la memoria, perché io non me li ricordavo. Ma io mi ricordo, pensa tutto di te, mi ricordo addirittura le prime copertine dei giornali di un noto settimanale quando hai iniziato proprio a lavorare con Eder Parisi, con proprio il primo programma, addirittura mi ricordo la tutina gialla della Parisi e la tua foto accanto, quindi pensa davvero una ammirazione, una venerazione per te. Ci sono altre foto precedenti con Stefania Rotolo, con Patti Bravo, perché Patti Bravo comunque è stata una mia complice. In che senso? Per farmi fare la carriera di coreografo, perché normalmente i suoi spettacoli li faceva Don Lurio. Io ero assistente di Don Lurio, però Don Lurio non andava mai, di conseguenza alla fine Nicoletta mi chiama e dice: fai tu questo spettacolo, e non se ne parla più. Dico: guarda, Nicoletta, ho avuto un incidente, sono con la gamba sinistra ingessata, non fa niente, anche con una gamba sola lo puoi fare, vieni. Beh, poi anche l'incontro con le gemelle Kessler. Gemelle Kessler, io ballavo dietro la ballerina delle gemelle Kessler per Raffaella Carrà, che poi ho diretto nel futuro, poi l'ho dirette tutte e due, tutte e tre, Raffaella, le gemelle. Pensa che soddisfazione, da ballerino poi ti trovi a dirigere dei grandi miti. E infatti proprio in questo libro racconti tanti aneddoti, insomma, proprio il percorso della tua vita che è stato molto intenso. La necessità, l'esigenza però di scrivere un libro. Allora, intanto il libro è dedicato a mia madre, perché mia madre era una ballerina autodidatta, per cui il sabato e la domenica mi portavano sempre nelle balere insieme a papà, mi parcheggiavano sotto l'orchestra e loro ballavano, e da lì anche ho incamerato ovviamente la danza. E poi mia madre era complice che io facessi il ballerino, papà non voleva, per cui è dedicato a mia madre Nella, e la prefazione di Christian De Sica, e l'ho scritto insieme a Gianni Guardigli nel periodo della pandemia del Covid, perché a un certo punto io mi ritrovo chiuso in casa, non potevo uscire, dico: boh, che faccio? Cioè, per uno come te, cioè, appunto, è impossibile. Boh, che faccio, che faccio? Per fortuna a casa ho anche una sala prove con gli specchi, la sbarra, pianoforte e batteria. Allora da lì ho cominciato a lavorare, a ricordarmi tutti i fogliettini, perché era già nell'aria che dovevo fare il libro, ma non trovavo mai il tempo. Dico: vabbè, adesso che mi trovo carcerato in casa mia e scrivo questo libro, e l'abbiamo fatto al telefono io e Gianni Guardigli, lui a Cesena, io a Roma, è venuto fuori questo libro.
Questo libro non parlo degli amori miei, perché ne parlerò ne parlerò dopo quando nascerà un docufilm, perché il mio progetto adesso è nell'aria farne, anche è farne questo, un docufilm, sì. Oltre naturalmente a un musical, dimmi. No, si acquista in rete. Ecco, no, questo volevamo appunto dire, dove lo troviamo, perché io è interessantissimo. Io Amazon. E ve lo portano a casa, cioè Babbo Natale. Quindi, cioè, perfetto, magari è da mettere proprio sotto l'albero, perché è un bel libro, si legge in maniera molto così, molto fluida, sì. Molto, molto veloce. Poi è un piacere, insomma, ricordare e rileggere la vita di una, di un grande maestro come te, che davvero ne ha viste di ogni nel corso della sì, carriera. Sì. Chi sono stati i tuoi grandi punti di riferimento, i protagonisti della tua vita, oltre naturalmente tua madre, che ha avuto un ruolo fondamentale e quella che poi ti ha spronata, ha creduto in te, perché gli inizi appunto non sono stati proprio facili. No, infatti non sono stati... ho letto addirittura dal cognome, no, venivi sì, presa abbastanza penalizzante in giro. Infatti ho visto che il titolo da batteria, il nome e cognome è Alessio Guadagnoli, è meglio di miseria. Chi sono i grandi protagonisti della tua vita? I grandi protagonisti della mia vita sono Fred Astaire, Gene Kelly, Ginger Rogers, i Beatles, anche la musica è stata fondamentale per me, tutti i concerti del mondo l'ho visti, non solo li ho visti, ma ho anche partecipato al primo tempo del concerto di Jimi Hendrix Experience, cioè, scusate se è poco, al Teatro Brancaccio di Roma 1968, e lì ero ancora ballerino insieme a Renato Zero, Loredana Bertè, ero ancora ballerino autodidatta. E niente, per cui la musica è stato anche un grande veicolo, io la sentivo, dove sentivo musica andavo. Ecco, però appunto dicevamo, non è stato facile, dove hai trovato il coraggio di non mollare? Perché poi quando... nel libro dice anche questo, è esatto, anche un po' un monito, un incoraggiamento a tanti giovani. Quando a un certo punto, in una delle manifestazioni che facevamo sempre insieme a Renato, Loredana e altri, il coreografo che ci stava seguendo, che stava montando il balletto, doveva fare la locandina dello spettacolo. Allora nella locandina c'era un nome e cognome di tutti, e quando è arrivato il mio cognome diceva, senti Franco, dice, io miseria non lo vorrei mettere, perché sai com'è nello spettacolo, può portare iella. Io ci ho pensato 5 minuti, vabbè, come mi chiameresti? Franco Michel. Allora, quella cosa lì, ho detto ok, però mi ha fatto meditare e ho detto, dico, io mi chiamo Miseria, ok, Miseria di nome e di fatto, vado avanti con questo cognome indipendentemente se porta sfiga o no, e sembra che non ha portato... Bravo. Anzi, sei diventato un uomo di grande, un artista, un personaggio. Adesso di... mi chiamano signor Miseria, dottor Miseria mi chiamo, Miseria, dottore, no, dai, no, dottore mi chiamo, dottor Miseria. Dottor Miseria, sì. Insomma, voglio dire. Però poi appunto dice, sei diventata una persona, proprio una grande celebrità, una grande star, grazie anche al tuo impegno, il tuo lavoro. Quindi vale a dire che il talento c'era. Il comunque talento c'era, però è un dono. Io sono stato fortunato perché ho avuto la fortuna di lavorare accanto a dei grandi maestri, registi, coreografi, e per cui stavo sempre con l'occhio attento di quello, imparavo, mentre lavoravo imparavo, per cui lo studio l'ho fatto lavorando. Senti, c'è un sì e un no di cui ti penti? Perché chiaramente poi sì, andando avanti, detto, no, la detto, tua parola è stata fondamentale per dei grandi show, per dei grandi musical, dei grandi spettacoli. Di aver detto no a Silvio Berlusconi, e c'è qua il passaggio. Dai. A casa di Craxi. E come mai hai detto questo no? Perché... Che ti era stato proposto? No, perché io già lavoravo a Rai, comunque ero figlio Rai, mamma Rai, e di conseguenza a un certo punto mi pagava molto bene, però ho capito che forse non potevo avere tutto quello che invece artisticamente mi dava la Rai, e allora ho detto no, grazie, arrivederci e grazie. E lì dopo un po'. Però... 1983. Senti, hai lavorato anche con tante donne, tante sì, prime donne, sì, quindi hanno avuto sempre un ruolo molto importante nella tua vita e nella carriera. Domanda d'obbligo, con chi è rimasto un bel rapporto? Se con alcune, insomma, il sentimento della riconoscenza è quello sempre del giorno prima? Lorella Cuccarini. Grande Decisa. Professionista. Se non avessi fatto questo mestiere, che cosa avresti fatto? Batterista.
Ah, no, al di là dello spettacolo, proprio una professione totalmente diversa. Non batterista, c'era, sarei andato a fare i concerti più importanti in giro per il mondo. Come definiresti la tua vita? Io la vedo proprio un Luna Park, tanto per rifarmi un tuo spettacolo, piena di talento, di emozioni, di tanti personaggi. Tu come la definisci? Definire cosa? La tua vita. La mia vita? Ma la mia vita è... Io sono, mi ritengo un uomo fortunato, nonostante il cognome. Per cui... Però comunque, insomma, non è che tutto mi è arrivato gratuitamente. Ho dovuto faticare, studiare tanto. E anche ai giovani ballerini invito sempre, rivolgo sempre l'attenzione sullo studio, perché lo studio è fondamentale, ma anche chi canta, anche chi recita, deve sempre, dobbiamo sempre studiare, perché comunque c'è sempre qualcosa di nuovo da imparare. Il successo è un mestiere, quindi bisogna lavorarci. Allora, facciamo intanto entrare il nostro fotografo di scena, di studio e di moda, Valerio Faccini, che immortala questo momento con il maestro Franco Miseria. Eccoli qua. Questa sera, tripli obiettivi. Festival Italia Musica. Voilà, compratelo. Dance. Ricordiamo ancora una volta dove troviamo il libro Dance Maestro. Su You Can Print e Amazon, in rete. Bene. Acquistate, magari un bel regalo di Natale, ma un bel regalo in generale. Che cosa ti auguri come professionista e come uomo? Soprattutto come uomo, perché come professionista hai avuto... Mi auguro di fare il docufilm come regista, coreografo e direttore artistico. Faccio tutto io. Noi te l'auguriamo di cuore, grazie davvero. E ricordatevi pure di noi. Se c'era, sì, volentieri. Grazie, è stato davvero un grande piacere incontrarti, Franco. Grazie a voi. Tanti auguri per tutto. Grazie. Franco Miseria, grazie, Dance. Grazie.